E non bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono. Balucci sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio del nostro Nozzo so Berry Challenge. Ebbene, sì, ragazzi, oggi siamo tornati in compagnia dei nostri Rainbow e stiamo festeggiando la pasquetta. O meglio, la giornata è appena iniziata, voglio dire. Sì, qualcosa ti puzza, caro, vabbè, magari hai qualcosa di avariato nell'inventario? No, vabbè, puzzerà qualcosa in generale, caro mio. Voglio dire, in una casa con tre figli, qualcosa da puzzare la trovi. Allora, qualcosa che puzza meglio la trovi. Ok, perfetto. E pargoli, ragazzi, vi giuro, li avevo sistemato i capelli prima di iniziare, il colore dei capelli prima di iniziare a registrare, sono di nuovo una bionda e l'altro capelli blu. Quindi non so più che ciurlo dirvi, veramente, io ci provo, ma tanto fanno sempre come vogliono. Allora, dunque, 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 disegna due immagini durante lo stato emotivo ispirato, ok? Dovremmo ispirarci, patata, quindi... Uh, bo bo bo. Oddio, anche se accedi nei drammi, tu lo devi fare, giusto? Tu lo devi fare, assolutamente lo devi fare. Eh sì. Per forza, fra cinque ore. Quindi, secondo me, ragazzi, fatemi vedere se può farlo in camera sua perché io non ricordo mai dove metto gli specchi, ragazzi. Ho questo problema, veramente. Uh, vabbè, non c'è, però lei ha preso accordi con suo fratello che le ha detto: guarda, quando vuoi sì, entra pure nella mia stanza, anche perché lei colora anche qui. Entra pure nella mia stanza e tranquillamente esercitati. Ok, chi ha convinto, insomma, suo padre effettivamente a iscriverlo agli scout, ragazzi, lui è tornato ora perché ha portato la piccola Urania dal veterinario, ma come potete vedere, secondo me, qualcosa che non va ancora c'è. Cioè. Quindi viene ad accarezzarla, patato, vieni, viene ad accarezzarla, povera stellina, non sta bene, la nostra dorme ancora. Però tra poco si sveglia, ragazzi, perché assolutamente sì. E il nostro invece ha preparato la colazione. Quindi facciamo: chiama a tavola! Tutta la famiglia ragazzi, la conazione è pronta. Quindi, cara, interrompi, ti prego. Tu stai arrivando. Tu, patato. Ok, magari lui stava fuori, ragazzi, non può aver sentito. Ovviamente a suo padre dirà che stava giocando in giardino, ragazzi, non che è andato a portarla. E tesoro. Vabbè tu non hai fame insomma, ma neanche lui, quindi basta così, giusto una cosa simbolica. Anzi magari rimani seduto, quello sì, perché più che altro um, immagino parlerai con i tuoi pergoli. Ok, quindi uh, chiedi della scuola ovviamente, ma più che altro magari dei compiti, ecco. Tempo scaduto, Sixam, sì, qualcuno ha visto l'uditore di questa... Guarda, da queste parti di nome Sixa, vabbè, ditegli che Don Landgrab attende un pagamento se vuole continuare a sentirsi protetto. Lasciamo stare. Allora, figliuolo, hai fatto sì, i compiti? Sì, papà. Ehm. Non hai avuto bisogno di aiuto? Perché se hai bisogno di qualche consiglio posso aiutarti. No, papà, faccio tutto con lo smartphone. Ma lo smartphone non è? Non potrà mai sostituire un cervello umano? figliuolo. sta dicendo lui. Quindi affidati pure al tuo papino, ok? Lui, ma ok, se lo dici tu. Hai dato una mano a fare le pulizie nel giorno di Pasqua? Ma ho riordinato i giocattoli. Bene, anche questo è dare una mano, sono fiero di te. Ok, perfetto. Parla anche con tua figlia, ovviamente. Chiederà ragazzi lo, la stessa cosa se può. Cioè, volevo che... Chied... Vorrei, ok, appunto che chiedesse della scuola. E parlerà un po' della scuola a tutti e tre, perché questi sono giorni di festa, nel senso che secondo me lui dirà, non perché siete a casa dalla scuola, dovete, come dire, soltanto abbuffarvi di dolci e non occuparvi di nient'altro. Mi raccomando, è importante, lei sì, papà lo sappiamo. Ok. Voglio vedere, eh, tutti e due si stanno togliendo il piatto. Voglio vedere lui cosa farà, ragazzi. Si toglierà il piatto, non se lo toglierà? Sono veramente curiosa. Ok, lascia stare perché voglio un attimino. Vorrei che parlassi anche con, gli, con loro due. Quindi, magari fai così, visto che gli altri si sono come dire già dati. Fai, caro mio, ecco bravo. Alzati, vieni qui e chiedi anche a lei, ovviamente, no? Perché dirà, io lo so che il papà può sembrare un rompiscatole. Sta dicendo: però, la scuola è veramente importante. Che c'è? Ma dai, l'ennesima offerta di lavoro rifiutata, ragazzi! Oh, anche lui, però, si sta togliendo il piatto! Sono veramente, veramente felice di ciò. Quindi fai una cosa, patato, per favore, riponi. E riponi. E lui verrà qui e condividerà un'idea. Quindi facciamo... Condividi idee brillanti. E dirà, papà, stavo pensando. Non sarebbe un'idea brillante? Perché lei magari sta dicendo, sì papà, lo dici tutte le volte. Lo so, ma vedete, io lo dico per il vostro bene. Sì papà, l'abbiamo capito. Lui ragazzi non gliene frega un ciurlo. Secondo me, ecco, fai degli addominali. Va bene tesoro, vuoi fare degli addominali. Il preallenamento. Il preallenamento. Ehm... Uh... No. dai caccia all'uovo qui hai già cercato tesoro, quindi qui hai già cercato, qui anche, vediamo un po' se possiamo cercare in altri luoghi perché comunque ragazzi, anche oggi dovranno cercare le uova. Ovviamente non da queste parti, a quanto vedo. Puoi cercarlo qui? No, qui? Qui no, qui lui non si fa problemi, ragazzi, è come se cerca anche nel water, figuriamoci. Qui puoi cercare, no no, dove è il lavello ragazzi mi dimentico sempre che effettivamente non può E appunto vieni, vieni, vieni a cercare, dai la caccia all'uovo, fai tutto quello che devi Lui ragazzi se la svinia, non sta lì ad ascoltare certo le m, rotture di scatole di suo padre Quindi mi raccomando lei, sì sì, anzi papà, ehm, stavo giusto pensando di fare il mio dovere e di seguire il saggio di danza. Perché, ragazzi, ovviamente immaginiamo ci sia, tipo, non lo so, un balletto alla TV. Quando parlo, cioè, secondo me, quando si riferiscono al canale sportivo, non necessariamente de deve esserci solo rugby, calcio o cose del genere. Insomma, baseball e queste cose qua. Quindi, vai tesoro, ti siedi qui e ti godi un po' del tuo, insomma, programma preferito. Ma lei è rimasta lì. Potata, ma ti credo che ti ammali poi. E lui sta dicendo, papà, mi è venuta un'idea fantastica. E lui, dimmi, figliuolo. C'è chi fa baseball, giusto? Eh, certo. Ehm, ci sono ragazzi che dopo la scuola si dedicano, ehm, si dedicano ad attività sportive. Io stavo pensando di fare qualcosa di molto più interessante e bello. Cioè, tesoro? Quale? Volevo, papà, ehm, iscrivermi agli scout. E Lui, non hai paura di poter prendere freddo, sai, a dormire in tenda? Eh, Sta dicendo eh, forse è meglio di no. Lui, ragazzi, in realtà, da una parte vorrebbe perché sa che comunque è formativo per suo figlio, dall'altra, però, no, perché lui, ragazzi, è un alieno e. Diciamo, a partecipare a queste attività lo porterebbe, ragazzi, necessariamente magari ad, ecco ad andare in tenda, in posti dove lui non può controllarlo. E metti caso che perde il controllo, ragazzi, del travestimento. Insomma, Piero si sta facendo tutti questi problemi. E quindi dice: Papà, dai, ti prego, io lo vorrei tanto. Mi piacerebbe tantissimo poterlo fare, papà mi impegno sempre con i compiti, faccio tutto quello che mi chiedi", sta dicendo lui adesso, no? Perché poverino ragazzi, fa una tenerezza incredibile, però ripeto, Kiro non è cattivo, ragazzi, lo fa veramente per il suo bene e quindi secondo me quando lui verrà qui per dare la caccia all'uovo e sentirà il suo padre che praticamente, di no? Di... Papà, dai, sono anche andato su internet. Ho imparato questa canzone. Questa è proprio Bingo una canzone degli Bingo scout. Sta dicendo figliuolo. Io le conosco le canzoni degli scout. Perché, sai, quando ero piccolo qualche volta anch'io. Ma quando? Con il nonno, il nonno mi ha fatto vivere una vita um, uguale a quella degli scout. Ecco, io ho fatto tante ricerche e so che si divertono un sacco, vedono tante cose. Ti prego, papà. Sta dicendo, ma perché non facciamo così? Potremmo farla io e te qualche avventura? Come con gli scout, non è meglio? Io e te, figliuolo? Sta dicendo. Eh, però, papà, cioè, non è la stessa cosa. Cioè, insomma. Tu e la mamma ogni tanto vi fate gli aperitivi Invece dove vado io Dobbiamo prendere l'acqua dal ruscello Capisci? È qualcosa di molto più grave Più impegnativo sta dicendo E lui va bene figliolo A parte che io no non me li faccio gli aperitivi Ma oddio forse qualcuno tesoro chi lo sa e, e lui sta qui ragazzi Secondo me viene qui E immagino comincerà un po' a, a rompere le pere Nel senso che Uh, ecco, fai un discorso esortativo. Del tipo, gli comincerà a dire: Papà, io posso farlo? A lui, ragazzi, non frega niente, ovviamente, di farlo. Non gliene frega proprio un ciuffo, un, un ciurlo di niente. È semplicemente che, um, ragazzi, in automatico, quando vede che il padre dà attenzione a suo fratello, è, è normale che cerca di mettersi un po' in mezzo, no? Ma dovremmo partire però, papà, anche andare lontano, ma certo, a Grand Falls, papà, posso farlo anch'io? Io posso farlo, vero? Posso andare con quelli della scuola a farlo? Eh, beh, figliuolo, se ci tieni tanto, ma perché papà per lui non è pericoloso? Eh? Beh, vedi, non è giusto. Se lo fa lui, lo voglio fare anch'io. Ah, oh, quanto sei l'agnoso. Sto dicendo, tu sei troppo piccolo. Io sono più grande. Ovvio che posso. Si toglie dalla conversazione, ragazzi, e viene qui a guardare il canale attuale perché lui è così. E quindi, secondo me, ora lui inizierà un po' a lamentarsi con suo padre e dirà: Papà, ma, ma non è giusto, uh, no, perfido. Mm perfido secondo me è un'esagerazione ragazzi immaginiamo che non sia perfido disputa le regole della casa nel senso che gli dirà non è giusto papà però le regole o sono uguali per tutti o non sono uguali per nessuno possiamo porto sicuramente in un posto dove vedrai il sole da vicino ma sì certo su Sixam tesoro eh, dove? sta dicendo non è giusto papà se ci va ecco se Grison ci va ci devo andare anch'io, perché io non posso andarci? Non è giusto! E ragazzi, diciamo che Kiro un po' si attaccherà, secondo me, all'idea che gli ha involontariamente dato suo figlio, Grayson, nel senso che lui dirà, sei troppo piccolo figliuolo, tuo fratello ha ragione, non è giusto! Per favore, perché a questo punto lui si incavola, e lei, ragazzi, secondo me, siccome c'è, ecco, marasma, viene qui. Vai qui e assiste un po' alla discussione. Mentre lei, invece. Fra 30 minuti, tesoro. Oddio, l'avevo dimenticato. Hai fatto qualcosa? No. Ah, appena iniziato. Mannaggia, mi dispiace, patata. Me ne ero completamente dimenticata. No, no, che valuta le mosse. Secondo me, lei dirà. Mmm... Ah. E dire che ci vado io all'accademia dei drammi. <ride> certo tesoro, non è proprio dei drammi. Sta dicendo non è giusto. Loro possono fare un sacco di cose in più di me. Io invece non posso fa mai fare niente. Loro non hanno l'orario per tornare a casa come ce l'ho io, sta dicendo lui. Smettila di urlare, Airo. Non devi alzare la voce in, la voce in questo modo. Sta dicendo qui nessuno ti tiene in gabbia. Invece sì, io sono in gabbia qua dentro, papà. Ed è una rottura di scatole. E lui ora basta con questi discorsi. Non voglio ascoltarti. Ok, ho detto la mia, me l'hai domandato, ti ho detto di no e ora smettila. Secondo me, ragazzi, lui lo mette in castigo. Metti a riflettere per aver disputato. Metti a riflettere per la perfidia. Metti in punizione per aver disputato. Metti in punizione per la perfidia. Secondo me, ragazzi, lui lo mette a riflettere per aver disputato. E ti invito a riflettere, sta dicendo lui adesso, che questi comportamenti non ti aiutano affatto, signorino. Ma non è giusto! Non è giusto che io devo essere trattato in questo modo! Ora vai in camera tua e rifletti! Guarda, ragazzi, incavolatissimo! E lei, ragazzi, lo guarda come per dire... Di nuovo, eh? <ride> eh beh, sicuramente sì E lei viene qui ragazzi Lo vede che comunque è nervoso E ecco bacia sulla guancia Dice tesoro Sei qui patato? Hai deciso di stare qui? Va bene immagino le aveva detto Ora mettiti seduto su quella sedia E rifletti su quello che hai fatto Ok perfetto eh, E lei verrà qui ragazzi Dicevo cercherà di Come dire Gestire un po' la situazione tesoro Ma quindi Cosa è successo questa volta? E lui guarda, lascia stare, e sta le sta appunto raccontando. Ora le è presa la fista di questi scout. Gliel'ho detto, lo porterò come il mio nonno portava me. Non mi farò fermare dai giorni di pioggia o da altre cose, però deve capire che lui non può andarci. È troppo piccolo. E lei sta dicendo, ti prego. Guardate, vediamo se... Guardate lo sguardo, come per dire, ah ah... Erixia, non guardarmi in quel modo, per favore. Lo sai che non è questo che ti ferma. Almeno con me potresti essere onesto. Non riesci a capirlo. È un bambino. E tu lo stai limitando in tutto. Prima o poi esploderà! E inizierà a farlo anche se tu non vorrai. Cerca di essere un po' più elastico con lui. Concedigli qualcosa ogni tanto. Io lo dico per te! E ragazzi, lui purtroppo come capita spesso no non complimentati per l'aspetto no la abbraccerà e dirà apprezzo tanto veramente che, che ti interessi come ragazzi se nel profondo lui pensasse che lei poi così tanta voce in capitolo non ce l'ha ed è questa una delle cose comunque che danno fastidio ad Erixia perché um, quando lui aspettava comunque ehm, Airo, loro ovviamente ne hanno parlato no? di questa cosa e lui le aveva garantito che sarebbe stato figlio suo, ehm, insomma sarebbe stato figlio suo come se fosse stata veramente sua madre, ragazzi, lui non avrebbe mai fatto differenze e invece a quanto pare, ragazzi, non è così. Anzi, fatti una bella doccia riflessiva, caro, così secondo me rifletti sulle scemenze che fai e che dici. Patata, hai finito qua, dai che sei in super ritardo E eh, vabbè, l'hai fatto al 50%, eh, direi che non abbiamo risolto un ciurlo Però, va bene, dai, vai Sì, vai tesoro Ciao, eh, divertiti Fatemela vedere hai in testa? Il cappellino, ragazzi, con dei capelli che non si abbinano per niente. Va bene, tesoro. Vai, ovviamente, biondi. Sti capelli, ragazzi, mamma mia, è una cosa terribile. Lui è qui, ha guardato anche il canale sportivo, quindi, dopo aver guardato il canale sportivo, quando lui sente insomma che i suoi, i suoi genitori discutono, si sì, è felice perché, ragazzi, comunque ha ottenuto quello che voleva, però, non ama sentir discutere i suoi genitori. Loro discutono sempre per colpa di Airo, lui la vede in questo modo. Ogni volta per colpa sua litigano. Ma non è così ovviamente, no? Quindi gioca con un roditore, avete avuto entrambi la stessa idea, quindi andate qui tutti e due. Vai qui, patato. Fate a turno, diciamo. E lui dice ti ringrazio davvero, guarda, ma tornerà a splendere il sole prima o poi, anche con lui, lo capirà. Lasciami fare, ti prego. E lei, ragazzi, dice, vabbè, non è, ragazzi, eh, lavora sodo, vai, lei non è affatto convinta, no, altrimenti, lo abbiamo capito, non starebbe lì tutte le volte a dirglielo, fai fichi fichi con Kiro, va bene, speri di utilizzare questa tattica per farlo ragionare, tesoro, se vuoi puoi tentare, puoi tentare, lei, vedete, vuole parlare di nuovo con lui, ma sa anche che magari insistere può essere poi controproducente e secondo me adesso loro sono qui e lui è arrivato e dice posso giocare anch'io con Sixam e ragazzi secondo me lui che ripeto è tutto il nonno farà uh, malizia e um, cos'è quella macchia guarda un po' che cos'è qui Piscialletto No, dato sei cattivo, però! No, no, non cita un personaggio. E lui, e dai, smettila, sempre con questi scherzi! Sta dicendo, no? Dice, te la prendi sempre con me, dai false cattive notizie. Perché dirà, lo sai vero che... Per colpa tua, qui nessuno perde tempo a prendere mosche? E tu sarai... Rappresenterai la morte della fine! La morte, scusate, della, della relazione dei nostri genitori. Non è vero, io non c'entro niente in queste cose. Lui, ragazzi, povero. Mi fa una tenerezza. Loro si vogliono un gran bene, ragazzi, però ci sono proprio dei momenti in cui... Um, in cui Grayson non riesce a tollerarlo. Non lo tollera perché, secondo lui... È la causa di tutti un po' i problemi, no? Cioè i suoi genitori appunto litigano spesso, suo padre eh, tende a essere sempre dalla sua parte. Insomma, sapete un po' queste cose, no, ragazzi, è un bambino del resto, quindi reagisce come un bambino. Dopodiché dirà invece sì, tu sei, sei fastidioso. Non dovresti nemmeno essere qui. Secondo me se te ne andassi sarebbe meglio. Avevi detto che avremmo guardato insieme la partita, invece smettila potremmo fare questo. Io vado a giocare a basket e non mi va di guardare la partita con te adesso. Eh ragazzi, diciamo che Kiro, eh, purtroppo sebbene involontariamente perché io ragazzi lo sottolineo sempre perché ci tengo davvero, Kiro non lo fa con cattiveria, non è um, così protettivo, anche così cieco ragazzi. Per cattiveria, lui lo fa perché vuole proteggere suo figlio. Quindi presenta una tesina per la sessione. Eh, caro mio, direi che dovresti farlo effettivamente. Anzi, lui, secondo me, ragazzi, in questo momento si isola un po'. Perché poi è una sua caratteristica, no? Quindi ver verrà qui dove nessuno può. E questo è il mondo di Kiro, ragazzi: dove appunto nessuno può entrare. Quindi facciamo. Ehm, mh, attività. No, tesina per la sessione. Scrivi una tesina, vai!